Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo questa sera, riprendiamo il nostro corso, i nostri incontri sul pronto soccorso e questa sera però non parliamo delle schede di rilevazione che abbiamo incominciato a vedere finora e che riprenderemo nel prossimo incontro. Mentre invece questa sera vedremo una serie, anzi sì, alcune esperienze dirette di volontariato su un intervento di restauro architettonico. Ecco, il primo intervento è quello dell'architetto Alfredo Norio, che parlerà di sue personali esperienze. E quindi lascio direttamente la parola a lui per appunto illustrare le sue iniziative. Grazie. Ecco, buonasera a tutti. Si tratta di questo mio primo, diciamo, relazione, si tratta di un intervento, diciamo, fatto, liberamente, tutto, diciamo, personale nella mia già lunga vita, posso dire, perché ormai gli 80 anni sono suonati da un pezzo. E si tratta della chiesa, della parrocchia di Visitazione di Maria Vergine e San Barbara a Mirafiori, precisamente lungo la strada a Castello di Mirafiori. Una volta Castello di Mirafiori, che non è mai stato ultimato, lungo appunto le sponde del Sangone. Perché di questo restauro? È stata una cosa così improvvisata, diciamo. Ecco, sono amico del parroco di allora, è ancora amico del parroco, ancora in vita, e così stavamo guardando la facciata della chiesa, lato proprio ponente, diciamo la facciata che è un po' più così maltrattata dal tempo. E quindi così il parroco dice: ah, che sarebbe, vado in pensione fra poco, sta facciata qui, la chiesa è proprio è ridotta male. Mi piacerebbe sì tanto, però io vado in pensione, insomma, non, però mi piacerebbe lasciare un bel ricordo. Beh, io ero accanto a lui, e perché non lo facciamo? Anche a me personalmente sta a cuore questa cosa, perché la facciata è proprio malmessa. Se non la fai tu, è proprio così, se non la fai tu non la farà nessuno, perché tu vai in pensione, i preti ce ne sono sempre meno, che abbiano interesse a fare le cose, anche di questo peso, proviamo. E così abbiamo fatto, siamo partiti con questo proviamo. Ma come facciamo? Sì, ma costa qui e là. Vabbè, certo che costa, vedremo quanto costa. Ma tu quanto costi? Niente. Io lo faccio per volontariato, lo faccio proprio per il piacere di farlo, perché è piacere anche mio. Sarebbe proprio un favore che fai a me, tu, non io a te. E così siamo partiti. Allora, partiti, ma prime cose, cosa si fa in questi campi? Si pensa subito alla questione economica. Ma qui ci vanno tanti soldi, dove li troviamo? Allora, brevemente, così abbiamo cominciato da lui. Quanti soldi hai in cassa? Beh, qualcosa c'è. Oh, boh. Sì, vabbè, mi ha detto la cifra più o meno, ma comunque era comunque con poca cosa per fare un lavoro così, già subito a stima a naso, si è capito che con quello si faceva poco. Comunque era un inizio. Ebbene, abbiamo sondato le possibilità di finanziamento, siamo andati in curia, allora. Poi io sapevo che c'erano dei bandi, annualmente dei bandi, le banche, le fondazioni mettevano a disposizione eventualmente degli aiuti per fare questi tipi di lavori. Poi allora, se ben ricordo, c'era anche una legge, non ricordo il nome, non mi ricordo, comunque si attingeva dai fondi, diciamo, di urbanizzazione per gli interventi edilizi. Ecco, tutte queste cose qua messe insieme. Abbiamo fatto delle ipotesi, anzi io ho fatto delle ipotesi di finanziamento e siamo partiti facendo un progetto, che il progetto naturalmente era proprio volontariato puro. A me tra l'altro piaceva fare queste cose e ho sempre avuto un po' l'inclinazione per fare queste cose, perché mi divertivo a fare queste cose, veramente. E così siamo partiti, ho fatto il progetto,
avute tutte le autorizzazioni, ovviamente la curia, eccetera, mandato in soprintendenza per l'approvazione, avute le approvazioni, tanto tempo passava, e non cose che queste cose qui non si fanno dalla mattina alla sera, insomma ci va il tempo perché maturi, no? Mandato appunto in soprintendenza tramite non la parrocchia come era prima, ma la curia mandava direttamente il progetto all'approvazione. E nel frattempo ci ho fatto i contatti presi contatti con chi diciamo era titolato a fare questo tipo di lavoro e bene, abbiamo quantificato la spesa dopo aver valutato ovviamente le varie offerte, insomma, quello che era più diciamo attendibile, che poteva essere teoricamente affrontata in questa prima fase iniziale e poi così. Dunque, nel frattempo si sono maturate le cose, è stata fatta una richiesta alla Compagnia di San Paolo e quindi abbiamo iniziato i lavori. Sono stati appaltati i lavori di una ditta, diciamo, del Cuneese, che aveva già un'esperienza in questo senso, aveva già restaurato delle chiese in quella provincia, che siamo andati a vedere, insomma, abbiamo visto che era affidabile, le ultimate tutte, anche il lavoro era fatto come doveva essere fatto. E siamo partiti. Siamo partiti così, appunto la facciata era quella che era, diciamo distrutta specialmente la parte a ponente, dove il vento della Val di Susa spira molto forte e ha scarificato le malte, ha modificato la facciata dei mattoni, ecco. Adesso due parole sulla chiesa, diciamo così, prima di iniziare i lavori, diciamo due notizie sulla chiesa. Questa era una chiesa, diciamo, del 1600 circa, no? È stata, diciamo, costruita sull'iniziativa di Vittorio Amedeo I di Savoia, allora che voleva, come dire, implementare anche, diciamo, impreziosire anche la Mirafiori Sud, perché era in corso di costruzione il castello di Mirafiori, un po' più avanti, giù lungo il Sangone, quindi una chiesa importante ci voleva. Ma la chiesa comunque sia, diciamo, esisteva già prima della chiesa un piccolo insediamento, diciamo, religioso. Comunque poi la chiesa, quando è stata diciamo, attivata appunto nel 1600, è stata affidata ai cistercensi di Bernardo di Chiaravalle, con quel Bernardo che anche Dante ha affidato l'ultimo, diciamo, del paradiso della Divina Commedia, perché questo Bernardo di Chiaravalle, Dante si è, scusate questa così, richiamo storia, diciamo così, e si era affidato a Bernardo per alcune considerazioni che poi nella Divina Commedia vengono poi trattate. Ecco. Comunque sia, i cistercensi allora erano anche alla Consolata di Torino, quindi avevano buona presenza, una forte presenza in Torino. Ecco. Quindi è una chiesa del Seicento. Ecco, è stata nel 600 che, vista poi proprio così nel dettaglio, si capisce che esisteva prima il corpo, la navata principale esisteva prima che il Castello Monte, Carlo di Castellamonte, a cui era stata affidata, avesse aggiunto la facciata. Infatti, guardare con molta attenzione, si vede che la facciata sembra un corpo a parte, e difatti è un corpo fatto in un secondo tempo con materiali più buoni. I valori mattoni erano sagomati, le lesene fatte in un certo modo, erano di buona cottura, e anche le malte erano di una buona mischia. Evidentemente come dire, il legante era più idoneo, e anche la sabbia forse più pulita. Comunque, l'insieme, insomma, si presenta. Adesso non sto a dire le linee architettoniche, comunque il Carlo di Castellamonte ha fatto sicuramente la facciata, e il resto prima l'autore non è
non è chiaro, ecco, comunque era collegata a un monastero che è cistercense, sempre dalla parte verso sud, ed era già stato restaurato forse 10 anni prima. E quindi la facciata, la chiesa, così diciamo, sì, era proprio, si vedeva proprio la differenza, ecco, lo stato di degrado molto avanzato della chiesa rispetto a tutta l'altra parte, diciamo, del convento e il resto che resta restaurato più avanti. Ecco, allora che dire, adesso io tralascio di parlare più dell'architettura e della cosa, la motivazione è stata quella che ho detto prima, sono stati avviati i lavori, ecco, un lavoro, come si vede dalle foto, un lavoro anche imponente, le impalcature imponenti così, e sono stati avviati, e sono stati anche fatti in tempi abbastanza rapidi, tutto sommato. Il lavoro ha durato circa un anno ed è stato completato nel 2011. La soprintendenza ci ha supportato qui molto bene, non è mai venuto sopralluogo dopo aver sollecitata più volte, ma evidentemente aveva tanto da fare, poi ha visto che il restauro era in buone mani, tra virgolette, diciamo così, scherziamo sì, ma comunque sia. È stata una cosa molto interessante. Io mi sono anche divertito moltissimo perché così poter operare all'aria aperta con delle maestranze, diciamo, che sanno ciò che fanno, e quindi col supporto morale del parroco e i finanziamenti che via via sono arrivati, siamo riusciti a iniziare con pochi soldi, diciamo così, e concludere il tutto senza debiti, e questo è importantissimo. Abbiamo pagato chi ha fatto i lavori e abbiamo, diciamo così, chiuso i lavori nel 2011. Quindi, cosa dire ancora? Ecco, lo si può vedere dalle foto, l'impalcatura. Questa è diciamo, la dedica della chiesa dove appunto Vittorio Amedeo I, diciamo, la targa che dice, insomma, della conclusione dei lavori, dell'assegnazione ai cistercensi. Ecco, volevo dire solo ancora due parole sul restauro delle parti litei, delle parti, diciamo, così, dove compare lo stemma sabaudo, lo stemma, diciamo, di Vittorio Amedeo Primo, dunque è stato restaurato anche questo. Si vede benissimo la parte alta che è stata poi fatta in tempo successivo. Questo stemma è stato abbattuto dopo la rivoluzione francese, con Napoleone, è stato abbattuto. È stata conservata la parte che si vede adesso ancora molto ben leggibile, è stata conservata nel muro di cinta giù in fondo. E poi restaurata la parte alta, come si vede, restaurata in un secondo tempo, e adesso però in questo corso di questi lavori è stata restaurata l'altra parte, quella che era rimasta sempre su in facciata, ma vedete, era proprio distrutta, insomma, al tempo delle intemperie. Ecco, questo si vede bene l'Annunciazione, si legge molto bene l'Annunciazione, ecco, l'angelo, la Madonna, e la parte bassa completamente persa. È stata poi sempre lì in loco, è stata completata soltanto per la lettura, ecco, diciamo, complessiva del medaglione, diciamo, finale della corona. Lo si vede bene con la parte, diciamo, fatta recentemente, la si vede bene staccata rispetto a quello che era prima. Quindi qui si legge ancora bene, meglio, perché è stata solo completamente ripulita e trattata poi in superficie con un materiale, insomma, che ritardasse il degrado dovuto dal tempo. Questo invece è un altro intervento. Siamo in Valle di Susa. Questo intervento mio, sempre personale, così come l'altro, quello di Mirafiori, così,
Si era un po' perché ho operato in questa zona? Ma perché si era un po' sparsa la voce a Tocco, lì è un bravo, viene lui, fa, è bravo, aiuta se può. In effetti, sempre nello spirito dell'aiutare se può e di volontariato, anche per il piacere magari di conservare, anzi soprattutto di conservare le cose che storiche, architettoniche che ci hanno preceduto, lo facevo molto volentieri perché, come ho detto prima, mi divertivo. Anzi, per fortuna mi diverto ancora adesso. Quindi questo è bene, credo, no? Mi sto divertendo e speriamo riesca a divertirmi a lungo. Un auspicio, diciamo così. Quindi ecco perché in Val di Susa? Perché su a Meana in particolare? Perché mi avevano così chiamato per un piccolo intervento all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta in Meana di Susa, che il parroco anziano era lì, insomma, stava muovendosi un po' malamente intorno lì al presbiterio, perché diciamo là, come dire, il presbiterio nella sua interezza, quando è stato eseguito, è stato diciamo, smontato, abbattuto dopo diciamo, la volontà del Concilio Vaticano II. Hanno distrutto tutto. Quindi c'era una mensa fatta un po' così alla buona. E il parroco che era in là con gli anni, un po' cieco anche lui, insomma, andava anche così, si muoveva tutto e ha chiesto se potevo fare qualcosa. E, vabbè, dico, vediamo, mettiamoci qua, ne parliamo, vediamo una cosa anche abbastanza, diciamo, beh, importante, ma diciamo piccola come dimensione, ecco, diciamo così. E poi, come succede, come può succedere, diciamo, il parroco è mancato e tutto si è fermato. Io avevo già proposto, ho fatto alcune considerazioni al riguardo, ma tutto si è fermato lì. Qualche tempo dopo, invece, mi chiama sempre la parrocchia di Meana di Susa. Non era il parroco vecchio, ma era un parroco giovane. Allora mi ha convocato e così io sono andato a lui. E così abbiamo cominciato a discutere, a discorrere, però lui dice sì, dice, va bene il presbiterio, va bene la mensa, però il test lì su ha visto delle perdite, gli affreschi interni alla chiesa erano danneggiati dal tempo, perché sicuramente nessuno mai aveva messo mano da quando sono stati realizzati, insomma. A me piacerebbe fare un restauro di questa qui. Ma io dico, no, che a me piacerebbe, ora che bella cosa sarebbe farlo. Sì, ma hai i soldi? Questa è stata la domanda immediata. E dice, no, veramente, insomma, lo posso dire perché non ricordo benissimo, aveva 14.000 euro. Risposta mia, dice, beh, con 14.000 euro devi ancora riscaldarti questo inverno, speriamo ti bastino, non puoi fare altro. Però mi piacerebbe, era un prete ovviamente giovane, molto giovane, sembrava uno dei miei figli, così a vedersi, no? Molto molto giovane, e tutto questo entusiasmo così mi ha colpito, la roba c'era da fare, però anche a lui ho detto, beh, proviamo, ma come proviamo? Proviamo, vediamo un po', io conosco le procedure, so come si può fare, vediamo se ci ascoltano. Lui è contentissimo, allora qui abbiamo avviato quello che c'è da avviare, al solito, un progetto ovviamente informata la curia ha avuto il progetto, ha avuto tutte le diciamo, l'entusiasmo anche di questo prete giovane e il vescovo allora è stato anche molto sensibile e ha, come dire, si è impegnato in prima persona per un finanziamento, non tutto ovviamente, quello che poteva essere necessario per avviare i lavori. Quindi così siamo partiti, avendo questa assicurazione così verbale dal vescovo, quindi siamo andati a cercare, abbiamo fatto il progetto ovviamente, l'abbiamo fatto provare dalla soprintendenza, è stato avviato, provato. Nel frattempo abbiamo contattato i restauratori, diversi restauratori, e la scelta è andata su un restauratore, diciamo, conosciuto dalla curia, ecco, affidabile, ecco, e quindi anche lì abbiamo avviato i lavori,
i lavori qui li abbiamo suddivisi in step, però, perché i soldi già da subito c'erano, sì, ma non molti. E quindi il progetto che era unitario, doveva essere unitario, perché avrebbe dovuto essere unitario, diciamo così, è stato diviso in tre step, così in modo tale da finire ciò che si iniziava. Ecco, quindi fatto un contratto generale con il restauratore. Messi ovviamente i blocchi necessari per non incorrere in aumenti magari anche imprevisti e magari non sopportabili, abbiamo mantenuto fermo il contratto, l'importo generale del contratto, e suddiviso in step che erano poi il presbiterio, la navata e le cappelle laterali. Ecco, il tutto faceva un certo importo, anche rilevante, ma comunque suddiviso nel tempo avrebbe potuto, almeno speravamo, avrebbe ottenuto i finanziamenti necessari. E siamo partiti appunto con il presbiterio in prima battuta, ed è una cosa molto anche grande così. E abbiamo iniziato i lavori di restauro. Anche qui, allora, come prima, due notizie sulla chiesa, e poi cominciamo a restaurare veramente. Adesso la chiesa è una chiesa del 700, che è stata costruita, allora progettata da un progettista, diciamo, che lavorava con Juvar, allora un architetto di Juvar che ha lavorato alla palazzina di caccia di Stupinisi. Ed è entrato veramente poi, specialmente nell'ala ponente della palazzina, è entrato direttamente a continuare i lavori, ovviamente sul progetto del Castellamonte. Comunque il progettista era Giovanni Tommaso Prunotto da Guarene, e questo è certo, perché la documentazione a riguardo c'è. Si tratta di una facciata non in mattoni, di una chiesa non in mattoni, come era allora, diciamo, più comodo anche nella parte, diciamo, bassa del Piemonte, diciamo così, ma completamente in pietra, tutta in pietra, facciata in pietra, importante, imponente, due grosse lesene laterali, le vedete, molto bella e anche conservata bene. Quindi qui le malte sicuramente erano di buona qualità, le malte e le sabbie, sì. I sassi sono quelli che sono, lo vediamo ancora adesso bene, non è mai stata ultimata, ma si presenta molto bene nelle sue forme, nelle sue suddivisioni, ecco così. All'interno poi c'era un gran voltone, anche quello tutto in pietra, molto robusto. Ah, no, ecco, sì, volevo dire, scusa Feliciano, ci puoi tornare un po' dietro? Ecco, la chiesa è stata edificata sulla preesistente chiesa dell'XI-XII secolo, e qui abbiamo ancora diciamo, la base del campanile, che si vede benissimo, che è rimasta ancora così, testimonianza del fabbricato originario, così. Il resto della chiesa è stato inglobato sicuramente nell'edificio del 1700. Quindi adesso rientriamo nel restauro, insomma abbiamo re restaurato, abbiamo iniziato i lavori sul presbiterio, e quindi sul catinone del catino dell'abside aveva qualche problemino, ma tutto sommato, insomma, non c'erano dei grossi lavori nel presbiterio, comunque erano solo quelli dovuti dal tempo. Abbiamo dovuto però sopperire a una cosa che era inaspettata, nel senso che la copertura in lose, tra l'altro, si vedeva molto bene da sotto, ecco, e poi c'era la documentazione che era stata, diciamo, eseguita, diciamo, sistemata 10 anni prima circa, quindi non dava adito a ripensamenti diversi. Poi invece, in realtà, prima di partire, dico, qui bene andare uno sguardo, non si sa mai. E in effetti lo sguardo l'abbiamo dato, sono andato su, ho visto, sì, è stato fatto un adeguamento, ma non del tutto idoneo, non del tutto definitivo. Infatti avevano dimenticato un puntone, cioè l'avevano dimenticato, avevano conservato così com'era, in brutto stato di conservazione. Quindi abbiamo dovuto, prima ancora di fare nulla, con una ditta a parte, diciamo locale,
abbiamo dovuto sostituire il puntone e risistemare il tetto nella parte, possiamo dirla, pericolante, perché non aveva l'appoggio, l'appoggio specialmente diciamo, distrutto, e quindi sicuramente avrebbe causato qualche problema in seguito. Quindi abbiamo avuto un problema in più, che era quello della sistemazione del tetto in lose. L'abbiamo fatto rapidamente, appunto, perché nel frattempo si era già avviato il contratto, appunto, e l'inizio dei lavori con il restauratore. Anche qui la questione del finanziamento è stata presa subito molto seriamente, ecco, e la Curia si è diciamo impegnata così subito a dare appunto un acconto. Nel frattempo abbiamo fatto le domande alla Compagnia di San Paolo. Anche qui la Compagnia di San Paolo è stata magnanima, ha approvato il progetto e ha diciamo erogato quello in corso d'opera, ovviamente quello che era stato pattuito. Insomma, fra i parrocchiani, i quali sono stati molto anche, diciamo, hanno anche aiutato in quel momento il parroco, oltre che finanziariamente, non molto, a dire il vero, anche materialmente, hanno fatto della pulizia, la pulizia materiale su residuati di lavorazione, che era un po' di qua e di là. Insomma, abbiamo pulito e sistemato la chiesa. Anche, diciamo, su cose che erano non previste, ma queste a costo zero, poi era fatto a costo di volontariato. Anche loro, come chi seguiva i lavori, cioè, come me, diciamo così. È stato anche bello qui lavorare assieme ai parrocchiani e assieme ai restauratori, quindi c'era proprio questa armonia, questa volontà di tutti di fare queste cose per il bene comune, diciamo così. E quindi anche qui ho avuto molta soddisfazione di fare questo intervento, così, supportato dalla Curia, dal Vescovo, che ha capito che i giovani preti, se non si danno, se non si aiutano nei loro propositi, così di fare, ecco, che è quello della gioventù, dovrebbe essere quello della gioventù, la vita tutta davanti. Quindi il prete nuovo, voglia di fare, i parrocchiani, dietro a questa voglia, si sono messi anche loro, anche con qualche bottiglia di vino, vedevo, ma quelli non c'entravano nel lavoro dopo lavoro. È stata una bella cosa. Io li ho seguiti molto bene. Insomma, siamo partiti con il presbiterio, quindi poi con la navata, e con la navata possiamo vedere poi le impalcature, che qui sono imponenti, sono 14 metri e mezzo di altezza, mi pare di operare, ecco. Ho qui per due parole sull'autore dell'affresco. Erano veramente, più che l'autore, gli autori. Era una famiglia di pittori. Adesso mi sfugge il nome, dovrei andare a leggere, perché, ragazzi, il tempo passa. Ecco, lo vediamo. Ecco, questi sono i cartigli all'interno, dove così era un po'. Non sono nemmeno stati restaurati solo poco, perché così non ce li abbiamo restaurati, dove c'è la data dell'affresco, che sono poi del 1860 circa, 1860-1870, di una certa famiglia di Gautier di Saluzzo, che sono poi, per l'occasione, ha lavorato anche a Torino, e hanno anche domiciliato a Torino saltuariamente. Insomma, hanno fatto questo lavoro, e la loro testimonianza è ancora qui. Sono stati ripresi gli stacchi, ovviamente, conservati gli stacchi, riportati i materiali che erano persi, ma comunque lasciato tutto così il più possibile, così come si era presentato, con tutti i consiglieramenti necessari, come si presentava all'origine. Ecco, le riprese, appunto, la facciata, che adesso non stiamo, eccolo qua, si vede Emilio di Gautier, di Guarene, è l'anno, e questo è l'evangelista Luca. Ecco, prima del restauro si vede bene, si vedono tutti i sali, si vedono le perdite, cadute di colore, eccetera, che poi è stato restaurato, cioè praticamente togliendo il sale e facendo emergere un po' di più il colore dove era possibile. Ma è tutto stato conservato così,
nel modo, diciamo, che abbiamo trovato con i consolidamenti, con i restauri strettamente necessari. Ecco. Le cappelle invece sotto, adesso qui non le abbiamo. Ecco sì, ecco, le cappelle sotto invece hanno presentato delle novità molto anche interessanti, perché ecco, se qui vedete questi sottarchi così, non erano così, erano coperti, erano scialbati così, cammin facendo, forse, oh, non so, inavvertitamente, così il parroco dell'epoca ha dato una man di bianco, come si doveva dire, ma sono stati in questo modo conservati nello stato in cui vedete. Ecco, i sottarchi hanno queste bellissime decorazioni azzurre, molto, molto di effetto, che sono state appunto ripulite e riportate allo stato attuale. Vedete, comunque qui con pochi ritocchi, ecco, soltanto quelli che era indispensabile poterli leggere, anche per il piacere di vedere questi colori, queste piccole cappelle, perché anche loro sono di pietra, anche loro. Insomma, non hanno delle luci molto grandi, però insomma, sommato si presentano molto molto bene. E abbiamo comunque concluso tutto anche qui in tempi abbastanza contenuti, no? Anche se si considera, sapete, essere partiti senza soldi, di aver trovato, fatto il progetto, trovato i restauratori, fatti i lavori. Ecco, questo invece, scusate, visto che questo invece è la vela centrale dove c'è San Gaudenzio, ecco, che è così rappresentato, sorretto dagli angeli e con quattro evangelisti ai lati. Ecco, San Gaudenzio, lo vedete, ha la croce bianca, la croce. Ecco, qui possiamo dire trilobata, che è quella poi della croce mauriziana, Dei ecco, Mauri, mauriziana, dei martiri tebei. in base a faceva parte della regione Tebea. Sì, Maurizio erano dei tanti santi che hanno così, la regione Tebea ha sparso santi un po' da tutte le parti qui, veramente, no? Cioè, ce ne sono tanti. Ecco, sono anche un po', ho sentito anche qualche commento da chi di queste cose si interessa, forse anche un po' troppi, hanno detto. Comunque sia, comunque ce ne sono quanto basta, perché la fede locale li ha in qualche modo santificati, cioè ricordati con delle, come case di Meana, con delle rappresentazioni così. Infatti, il santo che dicevamo prima è copatrono della parrocchia assieme alla a Santa Maria Assunta, è copatrono. Ecco, anche questa è la volta finita. Ecco, anche qui a dire il vero, c'erano cadute di colore, eccetera, sono state riprese anche minimamente, ma si presenta molto bene nel suo insieme, si vede molto bene. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualcosa da criticare oltre. Ecco, beh, no, questo è il catino dell'abside. Ecco, qui su, sulla parte centrale, sì, su qui non si vede perché è una foto fatta così artigianalmente, diciamo, ecco. Lì sì, c'erano degli stacchi notevoli che abbiamo dovuto consolidare, diciamo, la parte, il supporto, diciamo, che si vede adesso con il supporto precedente, che tra l'altro, questa è una novità, è uscita una piccola decolore che comunque, vista che la dimensione era minimale, abbiamo, diciamo, conservato così e si vede, c'è un piccolo richiamo della vecchia, della primitiva, diciamo così, decorazione del catino dell'abside, in su, alto, 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 nella parte alta che qui non si nota. Il resto è stato tutto restaurato nella sua interezza. Ecco, nella parte centrale si vede la decapitazione del copatrono della chiesa, ecco. E qui invece, nella parte più vicina a noi, nella vela vicina, si vede la Beata Vergine Assunta in cielo, insomma, con tutti gli angeli e il supporto. Insomma, si presenta abbastanza bene, ma sono state restaurate anche le lesene, le decorazioni degli sfondati, eccetera, tutti ripresi, tutti con i colori originari. Quindi l'insieme finale si presenta abbastanza bene, anzi direi bene, e quindi io penso che questa chiesa qua durerà, credo, a lungo, così per un bel po' di tempo. Allora, che devo dire ancora? Ci
C'è qualcuno che vuole pormi qualche domanda al riguardo, altrimenti io così finirei così questa mia presentazione. Sentite che non sono avvezzo a questo tipo di presentazione. Io sono un po' un uomo di cantiere, così no? Non sono tanto abituato a queste robe. Comunque sia, tanto avete visto, io questi due lavori, diciamo così, li ho fatti e credetemi. Sono stato io che devo ringraziare chi mi ha aiutato, che mi ha dato questa possibilità, aiutato in questo senso, e invece che loro dicono, ah, cosa, se non fossi stato tu non avrei fatto niente, io sono contento che mi hanno fatto fare questi lavori e continuo così. Grazie a tutti. Ecco, ora tocca a me a parlare di un intervento che è stato fatto presso l'abbazia di Santa Maria di Staffarda, nel comune di Revello, per quanto riguarda un intervento di salvaguardia nell'affresco che si trova nel refettorio dei monaci e che rappresenta l'ultima cena. Ecco, allora vediamo questo tutto il complesso di Staffarda. Questa è l'abbazia vista dall'alto. Ecco, il refettorio dei monaci è questo qua, e qui all'interno, in questa parete di fondo, c'è l'ultima cena che adesso vedremo. Qui siamo nel chiostro. Ecco, questo è l'ingresso al refettorio dei monaci. Ecco, l'ingresso è questo è tutto l'ambiente, e nella parete di fondo che adesso vedete qui è ubicata l'affresco, ubicato l'affresco dell'ultima cena. Ecco, lo vediamo dall'interno e lo vediamo nella situazione in cui si trovava prima dell'intervento. Ecco qui alcuni particolari di come si presentava. Ecco qui ancora un apostolo. Questo è un residuo che si intravedeva e si intravede ancora meglio ora, che era un coltello che si trovava sul tavolo. Questa è la situazione di degrado in cui verteva l'affresco stesso. Un'immagine come era prima, con tutte queste mancanze che sono intervenute, come vedete come erano ridotte anche le figure, eccetera, che peraltro sono state per lungo tempo nascoste sotto un intonaco in generale, perché l'ambiente del refettorio è stato anche temporaneamente occupato da milizie militari, e per cui è stato utilizzato in modo non corretto. Ecco, questa è un'altra immagine dell'affresco che ecco, notiamo qui che c'è questa seconda lavorazione che ha sovrastato l'affresco stesso, perché durante l'assalto del Catinat, delle truppe francesi comandate dal Catinat, hanno portato dei danni non indifferenti alla struttura dell'abbazia, per cui l'ambiente del refettorio, come vediamo meglio dopo, è stato rinforzato con delle colonne e con dei supporti perché non intervenissero dei crolli. Questa è un'altra parte dell'affresco come si presentava. Ecco che allora l'associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, ad un certo punto, visto questo degrado, si è auto incaricata di intervenire, e abbiamo incominciato con il nostro presidente in testa, che è l'architetto Alfredo Norio,
si è incaricata di predisporre un progetto di intervento. Quindi vedete che, ad esempio, inizio maggio 2017, no, abbiamo presentato all'ordine, alla Fondazione Ordine Mauriziano una proposta di intervenire, eccetera. Dopo pochi giorni la Fondazione ci ha subito autorizzati a procedere. Ovviamente alla Fondazione ci siamo proposti senza alcun onere a carico della Fondazione stessa, che peraltro in quel periodo non verteva in condizioni floride sotto l'aspetto economico, però ci ha subito autorizzato. Nello stesso tempo, dopo pochi giorni ancora, abbiamo inviato una richiesta alla Soprintendenza con il beneplacito della Fondazione Ordine Mauriziano. Anche lì, dopo un mese circa, abbiamo avviato anche una richiesta di copertura economica alla Fondazione CRT, che ci è stata poi data da parte, dopo poco tempo, il 31 agosto, è arrivata questa autorizzazione. Nel frattempo è arrivata anche l'autorizzazione della Soprintendenza. Ecco, e quindi vedete che da maggio a novembre 2017 abbiamo avuto tutte le autorizzazioni necessarie ed è avviato anche la richiesta di copertura finanziaria. E quindi abbiamo dato avvio al nostro cantiere, quindi vedete qui che è stato allestito all'interno del refettorio. E qui ci sono, vado via veloce su queste immagini, ci sono delle immagini di studio da parte delle restauratrici che abbiamo incaricato di intervenire, restauratrici che peraltro guidate dalla dottoressa Di Folto, che peraltro era anche conosciuta dalla Fondazione Ordine Mauriziano, aveva già effettuato dei lavori per l'ordine e quindi è stato tutto abbastanza veloce nel questo procedere. Qui sono stati fatti degli studi, delle analisi della copertura affrescata, della sottocopertura e delle muffe che si erano installate, eccetera. Ecco che dopo si è incominciato a intravedere una fase più completa dell'affresco stesso. Vedete che, ad esempio, questa parte compare completamente ripulita perché probabilmente fino a questa altezza c'erano degli stalli di legno che erano allestiti all'interno del refettorio. Nel refettorio c'erano gli stalli appoggiati al muro, eccetera. Sopra, al di sopra, c'era questo affresco che vedete che parte da qui, arriva fino proprio in cima e oltretutto continuava fino alla parte finale della parete, quando questa porta non esisteva, quindi l'affresco andava giù fino in fondo, e quando non esisteva questo supporto, vedete che faceva capo a questo pilastro costruito successivamente per evitare il crollo di tutto l'ambiente. Ecco, quindi vedete che questo affresco comprendeva tutta la parete. Ecco, nella parte bassa della parete, questo è l'angolo di destra che abbiamo visto poco fa. Ecco qui, per fortuna, qui non c'era l'affresco, però le muffe, l'umidità risaliva lungo la parete e qui abbiamo fatto fare una specie di, sarebbe stato da fare in maniera molto più evidente, molto più profonda, e magari intervenire in modo diverso, però non avendo grossissime disponibilità, abbiamo fatto fare questo canale che dovrebbe almeno alleviare, contenere la risalita delle muffe, dell'umidità. Ecco, l'ultima azione dei lavori è avvenuta nel marzo 2019.
Ecco, e ad ultimazione dei lavori noi abbiamo l'associazione Amici dell'Ordine Mauriziano ha realizzato una pubblicazione di una sessantina di pagine dove viene illustrata, dove è stata illustrata tutta l'operazione dall'inizio fino alla fine. Ecco, poi per a testimonianza del nostro intervento abbiamo realizzato due pannelli illustrativi che abbiamo collocato all'interno dell'ambiente refettorio, all'interno, ma che si vedesse anche dall'esterno, perché purtroppo quell'ambiente, i visitatori che passano nel chiostro, non tutti entrano in quell'ambiente perché non si vede molto dall'esterno verso l'interno, perché è un po' buio. E allora questi pannelli li abbiamo messi in modo che dall'esterno si possano vedere, in modo da invogliare la gente a fare un passo verso l'interno e andare a vedere l'intervento che è stato effettuato dalla nostra associazione e che comunque è stato anche illuminato adeguatamente per poterlo vedere. Ecco, questa è una visione appunto del pannello che illustra l'intervento, e qua giù in fondo vediamo l'affresco dell'ultima cena così come appare oggi. Vedete che è un affresco molto deteriorato, ma l'intervento che è stato effettuato è stato necessario effettuarlo per almeno salvare il salvabile nello stato attuale, perché oltretutto è un'opera che in cui in Piemonte, soprattutto in provincia di Cuneo, ci sono pochissimi esempi che trattano questo tema. Ecco, qui ho inserito, ho avuto modo di inserire proprio in questi ultimi giorni due immagini significative, perché c'è stato in questi giorni una visita in loco da parte del presidente della regione Piemonte, lo vedete qui sulla sinistra, che è andato a fare una visita alla abbazia di Staffarda, perché è allo studio un progetto di rivalutazione generale di tutto il complesso dell'abbazia, e questo è sicuramente necessario perché l'abbazia non è in ottime condizioni, però è molto, molto visitato nel corso dell'anno, i percorsi turistici si fermano molto a Staffarda, e quindi a livello di Piemonte è una cosa veramente da valorizzare, eccetera. E quindi speriamo in bene per il futuro. Ecco, questa è un'altra immagine del nostro presidente della regione Piemonte che sta ammirando questo nostro intervento, che peraltro in una targhetta che è qui è stato anche documentato come eseguito per iniziativa della nostra associazione. Ecco, e adesso in conclusione direi che vi intrattengo ancora 30 secondi per illustrarvi questa nostra provocazione che riguarda l'autore dell'affresco stesso. Autore che viene attribuito a Giorgio Turcotto, che è di Cavaller Maggiore, e che visse dal 1450 al 1544. Leonardo da Vinci, il parallelismo non esiste fra i due artisti perché hanno caratteristiche completamente diverse, Leonardo e Leonardo, però Leonardo visse dal 1452, quindi è nato due anni dopo il Turcotto, ed è mancato nel 1519, no, direi ancora prima del Turcotto. L'ultima cena di Leonardo sappiamo che è stata realizzata
fra il 1495 e il 1498. Quindi il Turcotto allora aveva 45 anni e il Leonardo ne aveva 40-43. No, allora, perché questo? Perché nel 1511 Leonardo scrisse in un documento originario conservato a Parigi, scrisse questo: Monbracco sopra Saluzzo, sopra la Certosa, un miglio a pie di Monviso, a una miniera di pietra faldata, la quale è bianca come marmo di Carrara, senza macule, che è della durezza del porfido. Cioè, Leonardo sembra che sia stato sul Monbracco, che è una montagna fra l'abbazia di Stafarda e il Monviso, è a metà strada, a mezza altezza anche, è andato sul Monbracco per visionare una miniera di pietra che risultava di caratteristiche eccelse. E lui l'ha annotato, ha annotato questa particolarità di questa pietra su un suo documento scritto di suo pugno. Allora, è qui, fino a qui, tutto normale. Però viene da chiedersi se i due artisti hanno vissuto più o meno lo stesso periodo, se il Leonardo ha fatto l'ultima cena di Milano in un periodo che coincide anche con la vita del Turcotto, se è andato sul Monbracco per visionare questa miniera. Il Monbracco, per arrivarci, non è che sia partito da Milano al mattino e sia arrivato al Monbracco la sera, perché allora non è che avessero i mezzi di trasporto che abbiamo oggi. Avrà impiegato almeno 3 o 4 giorni ad andare, 3 o 4 giorni a venire, qualche giorno si sarà anche fermato. E allora ci chiediamo, non è che magari abbia fatto tappa anche a Stafarda? Perché allora, diciamo che le abbazie erano anche punti di incontro, di ritrovo, di tappa, di fermata di tutti i pellegrini, i personaggi che passavano in zona, eccetera. E quindi, se è passato da Stafarda, avrà visto anche l'ultima cena di Stafarda, avrà visto che magari il Turcotto stava lavorando per fare quest'ultima cena, oppure si sarà incontrato con il Turcotto per poter, e gli abbia magari dato dei suggerimenti, eccetera, eccetera. Tutte domande che noi, la nostra associazione, in questo momento si è fatto carico di cercare di capire. E allora cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di ricostruire la vita del Turcotto, che ha realizzato l'ultima cena di Stafarda, che avrebbe realizzato l'ultima cena di Stafarda, perché è attribuita a lui. Ovviamente non è firmata, perché come vedete nelle condizioni non c'è una firma, però è attribuita a lui. Il Turcotto ha operato artisticamente nell'ambito della zona del Saluzzese, fra Stafarda, Saluzzo, Cavaliere Maggiore e Compagnia Bella, e quindi in base alle eventuali datazioni di tutte le sue opere cerchiamo di stabilire un po' il percorso della sua vita. E poi andremo a mettere in parallelo con la vita del Leonardo e vediamo se riusciremo a capire che cosa può essere avvenuto. Bene, è una provocazione, è uno studio, è un obiettivo che ci siamo dati e che andremo a impegnare già alcuni soci della nostra associazione che già si stanno approfondendo su questo tema. Bene, io mi fermo qui, ringrazio e ovviamente tutto questo intervento dell'associazione con a capo la perseveranza del nostro presidente che ha preso a,
cuore questa iniziativa e che abbiamo portato a termine con il sostegno da parte della Fondazione CRG, poi da parte della Compagnia San Paolo, che è intervenuta in un secondo tempo, ma che comunque ha completato l'intervento e la copertura di tutto l'impegno economico, e con il supporto anche dell'Univoca, che ha dato il suo contributo all'intervento, e di alcuni soci che personalmente hanno sostenuto l'impresa. Grazie e buona serata a tutti. Ci vediamo al prossimo incontro, che riprenderemo con le schede del pronto soccorso.